Ciao a tutti, niente, ho ricevuto da qualche tempo parecchi messaggi di richiesta in privato per far vedere, per capire come si mette la sagola per fermare l'assa sul Mr. Carbon, perché rimane sempre lenta. Allora, si può bloccare sia con una passata singola oppure con una doppia passata. Spero che si capisca perché non è facile far vedere il nylon da una certa distanza. Allora, per prima cosa facciamo quella con una monopassata, quindi chi vuole mettere una sola passata non fa altro che prendere, tirare il filo, io spero che si veda, e far passare la parte che viene dal mulinello sul naso, dietro al naso, e scavalla l'asta. Ecco qua. Fatto questo movimento si tira giù l'asta, si tira giù il nylon e l'asta è bloccata. Vi faccio vedere con una sola passata, quindi vado a tirare la sagola dal mulinello, in questo caso qui, e poi questa parte qui la vado a passare sopra l'asta e poi scendo verso lo sganciasagola incrociandolo la parte posteriore. In questo modo l'asta è bloccata e non sbatte, e quando uno spara vi assicuro che non si forma il nodo. La prima si manda direttamente sul reggisagola, quindi in fondo al fucile. Adesso lo facciamo un attimino, vi faccio vedere. Così. Quindi adesso ho messo una passata singola. Si dovrebbe vedere in questo modo. E poi adesso vado a bloccare l'assa perché chiaramente è lenta. Allora, prendo sempre dalla parte posteriore, quindi da dietro, prendo il filo del mulinello, lo tiro e poi non faccio altro che passare sopra l'assa in questo modo. Spero che si veda. Ecco qua, in questo modo scendo, quindi ripasso nuovamente il nylon fino ad arrivare al reggisagola, metto un tiro senza esagerare, la sagola, praticamente mi ritrovo l'asta bloccata con una doppia passata. Allora, vi faccio rivedere la seconda passata. Io per comodità ho già rimesso la passata singola, quindi l'asta è ancora mobile. Il mulinello chiaramente deve essere leggermente lento per facilitare la fuoriuscita della sagola. Si prende la parte posteriore e la parte che viene dal mulinello va fatta passare intorno all'asta, così. Praticamente, se riesco a farlo vedere, va fatta passare intorno all'asta. Gira intorno al naso e poi riscende giù verso lo sganciasagola. Si tira, si mette in tiro la sagola sullo sganciasagola, si mette in tiro il mulinello e ecco qua, c'è la doppia passata sullo sganciasagola. Poi andiamo così a scendere, vi faccio vedere, e ora l'asta è bloccata e non si muove.
questo sistema semplice basta prenderci la mano. In questo modo vi assicuro che non si forma il nodo, perché a volte se uno non mette la passata nella giusta maniera si forma il nodo e poi rimane antipatico quando uno spara, sciogliere il nodo e rimettere a posto tutto come era prima. Spero di essere stato utile, che sia una cosa, diciamo così, utile per tutti. Io ho fatto del mio meglio. Grazie.